Allora, rieccoci qua. Vediamo un attimo di accennare al discorso. Le camere di commercio sono un po' in agitazione, no? Perché sono in agitazione? Quindi anche l'Union Camere, tra l'altro, perché... Diciamo che la cosa è iniziata con questo governo attuale, quindi è stato ancora nel 2014. Le Camere di Commercio sono state all'attenzione, uno dei primi punti all'ordine del giorno del governo attuale, perché bisognava semplificare, bisognava ridurre i costi e quant'altro, no? E noi ci siamo sempre, i nostri amministratori si sono sempre opposti a questa visione, perché in fin di conti una piccola impresa, la tassa che paga la Camera di Commercio è meno di un abbonamento Sky, e in cambio tu hai tutta una serie di servizi di carattere pubblico. Pubblico, perché qui bisogna stare attenti, cioè per esempio, che so io, se faccio una dichiarazione d'origine di un prodotto o se devo andare a sequestrare, perché un'azienda veneta mi dice bisogna andare a sequestrare dei prodotti perché secondo noi sono una concorrenza sleale, certo. Perché sono per esempio degli occhiali che hanno sostanze pericolose, dei giocattoli pericolosi, siamo noi che magari insieme con guardie di finanza e poi siamo noi che dobbiamo alla fine verificare che effettivamente quel prodotto non era regolare, no? E occorrono anche i soldini per fare le analisi di laboratorio, tutte queste cose, dove ci ha aiutato in passato la regione. Quindi ci sono delle funzioni pubbliche, poi ci sono delle funzioni che possono anche essere gestite dal privato, per cui non si è mai capito bene chi avrebbe dovuto eventualmente svolgere queste funzioni, perché a quel punto poteva essere un ufficio territoriale del Ministero, ma allora perché cambiare tutta questa organizzazione che esiste da 200 anni? Allora quello che è stato fatto fino ad oggi, che fra poco esce il decreto fra qualche giorno, che non è che tolga via tante competenze alle Camere, ma ha tolto via con atti precedenti il 50% delle entrate. Io sfido qualunque ufficio privato o pubblico all'improvviso a trovarsi in forma, diciamo, quasi repentina con 35, 40, 50% in meno di bilancio da quindi gestire il personale, le spese, eccetera, e non è una cosa facile. Invece per chiunque. Che un taglio centrale, un taglio periferico, insomma. Ecco, questa è una notevole un'osservazione che mi provoca, perché guarda caso, se noi guardiamo la cosiddetta spending review, cioè il risparmio della spesa pubblica, ebbene il 75% è stato tutto fatto a livello locale, ma non è che riguarda solo noi Camere di Commercio, no, infatti, riguarda tutti i cittadini, riguarda i servizi sanitari, riguarda le scuole, riguarda le strade. Quindi un governo che ha dimostrato anche col taglio delle Camere di Commercio di avere più a cuore ciò che è a livello centrale rispetto invece a ciò che c'è sul territorio. E quindi io dico sempre, vabbè, possiamo anche ragionare in questi termini qua, ma siamo sicuri che al cittadino, consumatore, utente, che ha bisogno di tutta una serie di servizi, ribadisco prima di tutto quelli sanitari e tanti altri, conviene andare in questa direzione di accentrare? Tutti i nostri studi dimostrano esattamente l'opposto. E difatti, tutti questi tagli che vengono fatti non hanno sortito nessun effetto positivo sul bilancio pubblico, perché il debito pubblico, lo dicevo poco fa, è aumentato, anzi in maniera record, secondo tutte le nostre previsioni degli studi nostri. Anche se l'inizio del contrario. Esatto, quindi. Se si accentra, i nostri studi dimostrano che i paesi accentrati costano molto di più, che c'è spreco di denaro, di risorse, che c'è deresponsabilizzazione dei livelli locali, quindi c'è minore anche controllo della tassa, perché la tassa va a Roma, non va sul territorio, e tu non puoi quindi controllare con chiarezza l'amministratore come gestisce i tuoi soldi delle tue tasse. Quindi noi abbiamo visto che la finanza pubblica italiana, cioè il bilancio dello Stato, nonostante i tagli, di cui si parla da tantissimo tempo, certo. I tagli sono stati tanto concentrati a livello periferico locale, ma il debito pubblico ha avuto un aumento che non aveva mai avuto prima, con una tendenza dal 110 al 136-37% spaventosa, per cui da 1.840 miliardi nell'arco di 5 anni abbiamo superato i 2.250, quindi è una cifra imponente. E allora bisognerebbe avere anche il coraggio di capire che massacrare i livelli locali non serve a nulla, perché dopo qualcuno comunque i servizi dovrà pure darli a livello locale. Assolutamente. Vabbè, io ho due domande, una ci provo, l'altra vediamo.
Voi avete sempre fatto studi appunto sulle ripercussioni di eventuali tagli, di tutto che poteva essere fatto. Avete fatto un'eventuale valutazione qualora passasse il sì alla riforma costituzionale, qualora non passasse, siccome si parla anche di risparmi, no? tra le voci allora, devono essere io comprese in un unico voto. Premetto che noi come Camera di Commercio non abbiamo preso posizione. Sì, no, per infatti che non, mi voglio che non voglio che si prenda sul posizione. Sì o sul no. Noi semplicemente... Se avete fatto, chiedo se avete fatto un calcolo, una valutazione oppure no. Allora, noi... La Ragioneria dello Stato sì. Sì, dunque, allora, noi... La Ragioneria dello Stato ha fatto un conto sul risparmio per quanto riguarda il CNEL, circa 8 milioni, per quanto riguarda il Senato, circa 50 milioni, no? Che sono cifre, diciamo, ridottissime. Io spero che il risparmio della spesa pubblica su 850 miliardi di euro annui non sia di questi 58 milioni di euro, perché tutti i cittadini si aspettano ben altro, e che non sia sugli enti locali, perché gli enti locali sono quelli che devono dare i servizi ai cittadini, no? Sia su una gestione più razionale delle risorse. Quindi noi che cos'è che possiamo dire? Che tutto ciò che accentra, in base ai nostri studi, è negativo, e questa riforma tende ad accentrare, perché toglie via delle competenze. Per esempio, è chiaro che la competenza della sanità non è più come oggi, quindi verrà riportata in gran parte a livello nazionale. Si ritorna quasi a prima che fossero nate, diciamo, le regioni, e questo credo che sia un pericolo notevole. E poi un'altra cosa, non vengono trattate le regioni a statuto speciale, e noi abbiamo una regione che è fra due regioni a statuto speciale. Ora, se io tendo a riportare verso Roma, perché io qua non sto facendo una valutazione politica, sto dicendo quello che dicono i sostenitori o comunque i commentatori costituzionalisti, ma anche i sostenitori del sì, se io riporto delle competenze a Roma, ancora di più aumento la distanza di competenze, e quindi di risorse e di denari, fra le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario. Quindi ad una regione come il Veneto in particolare, essendo confinante con, che dopo non venga fuori che ci lamentiamo della concorrenza sleale, tra virgolette, delle regioni a statuto speciale, che, attenzione, per modificare il loro status, in base all'articolo 39, tu per modificare poi di nuovo la Costituzione, certo, devi passare da un accordo con loro. Non è che lo Stato può imporre, la Costituzione nuova dice che c'è l'accordo da fare con loro per poter modificare. Quindi non è pensabile che sia facile un domani modificare questa dualità, questa differenza, perché ovviamente le regioni a statuto speciale, mettendomi ai loro panni, fanno bene, non accetteranno di ridurre le loro competenze, i loro ruoli, le risorse che trattengono sul territorio. Quindi secondo voi, come con le valutazioni che avete fatto, comunque non ci sarà questo grande vantaggio economico e questo tipo di accentramento, quindi di conseguenza ineluttabilmente ci dimentichiamo un attimo della Costituzione, ma tutto ciò che accentra è, dal punto di vista di tutti i nostri studi, ma che ripeto non sono dati nostri, sono dati reperiti, no? E basta fare l'esempio, no? Noi abbiamo vicino l'Austria che è federale, la Germania che non ne parliamo, libero stato della Baviera, stanno da Dio, hanno un controllo molto serio, sì, hanno un controllo molto serio poi di soldi che da una regione va ad un'altra regione, e quindi la cosiddetta perequazione, il residuo fiscale, certo, è sotto controllo, non è come da noi che porta via il 30-35% delle nostre risorse, ma porta via al massimo il 10%, col 10% tu puoi fare una grandissima solidarietà per le altre, i lender in questo caso tedeschi. Chiaro a questo punto. L'altra questione è che, appunto, per chiudere la questione, Camere di Commercio, c'è un decreto che deve uscire per le Camere di Commercio? Uscirà a giorni, dovrebbe uscire a giorni. Esatto, sì. Si stanno organizzando degli scioperi dipendenti delle Camere di Commercio. Cosa prevederebbe questo decreto? Perché agita tanto? Ma agita tanto perché viene sancito, diciamo che c'è, allora, da una parte che non fa parte del decreto, ma c'era stato il taglio del 50%, le competenze non è che vengano ridotte di tanto alle Camere di Commercio, ma c'è un problema di personale, perché nel decreto non sono state accolte tantissime valutazioni, ma lo dobbiamo vedere fra qualche giorno, ma nella prima revisione sono state accolte molte valutazioni fatte dalle commissioni parlamentari, dalla conferenza Stato-Regione, dai sindacati, per cui il governo è andato avanti senza ascoltare, no? E questo ovviamente provoca una reazione molto forte da parte dei lavoratori, soprattutto delle Camere di Commercio, perché hanno paura per il proprio posto di lavoro. Ma certo, si sente il timore della perdita, anche perché poi se tu mi tagli
al 50% le entrate e le competenze non si modificano più di tanto, mi pone di fronte ad una sfida quasi impossibile, perché delle due l'una, o prima io avevo troppi soldi per gestire quelle competenze, certo, o adesso col taglio del 50% come faccio io a gestirle almeno come prima? E, quindi, e poi si parla anche di accorpamenti. Comunque il personale viene ad essere toccato, direttamente o indirettamente? Ma se avevano detto che comunque non ci sarebbero state riduzioni di personale, anche perché poi queste comunque fanno ma parte ma perché viene garantita pubblica una certa mobilità, ma perché viene... Però non è che ci siano garanzie sul futuro, allora dobbiamo anche pensare che il sistema camerale, sempre stato vicino al territorio, che comunque era stato sempre valutato molto positivamente rispetto a tanti altri enti pubblici, in questo momento non è contento del fatto che anche tutte le valutazioni fatte a livello di Parlamento, fatte a livello di Conferenza Stato-Regione, il Governo non le abbia recepite, perché è un modo un po' assolutista di andare avanti, che non si ascolta molto tutti questi soggetti, questi enti che rappresentano il cittadino e l'impresa, è una forma un pochino così assolutistica che non va bene. Chiaro. Pochi secondi di pubblicità, poi diamo un'occhiata ancora all'Europa a vista dell'Eurosportella, tra poco.